Ringrazio per l'invito che mi è stato rivolto a presentare, diciamo, una figura intellettuale di grande rilievo del secondo Novecento, cui è dedicato questo ciclo, in cui peraltro io sono stato molto legato, nel senso che ho discusso con lui, con John Rawls, e soprattutto nel bene o nel male ho cominciato a lavorare nell'ambito della teoria di Rawls, di teoria della giustizia sociale, circa 30 anni fa, quindi sono invecchiato con questa faccenda in un mondo che dal punto di vista della teoria di Rawls, dal punto di vista di Rawls, dal punto di vista mio, è senza dubbio pessimo sotto il profilo della giustizia sociale. Ora, quello che vorrei fare è cercare di presentarvi, diciamo, la natura del contributo che John Rawls ha dato nella seconda metà del Novecento alla ricerca in filosofia politica, il tipo di questioni che nelle diverse fasi della sua ricerca, a partire dagli anni 60 sino alla fine del secolo, sino sostanzialmente al 2000, ha cercato di delineare delle risposte, e infine vorrei chiarire quali sono, qual è la natura, il modo di vedere dei problemi, delle questioni, dal punto di vista non della teoria, ma dal punto di vista del contesto storico, sociale, politico, entro cui si sono generate queste differenti risposte. Quindi il contributo dato da Rawls nell'ambito del Novecento, nella seconda metà del Novecento, le fasi della sua ricerca, i temi della sua ricerca nell'ambito della filosofia politica e infine la natura delle circostanze storiche entro cui Rawls ha cercato di rispondere a quelle che, nel modo in cui ha ritenuto appropriato, che ha ritenuto appropriato alle sfide che derivavano da differenti tipi di questioni. Okay? Questo è il quadro. Ora, vediamo il primo problema. Se uno si chiede qual è la natura dei contributi principali che John Rawls ha dato alla filosofia politica, la risposta può essere molto semplicemente la seguente. Il primo contributo coincide con la ridefinizione della natura, degli scopi, dei metodi e della portata della filosofia politica stessa. Naturalmente questo non è stato lo scopo che si è prefisso il filosofo, che si è prefisso Rawls, ma si potrebbe dire che questo è stato uno degli effetti più importanti e influenti dell'opera di Rawls. In qualche modo dovete pensare agli anni 60, negli anni 60 del secolo scorso, un teorico e uno storico delle idee politiche come Isaiah Berlin scrisse un celebre articolo che diceva: esiste ancora qualcosa come una teoria politica? Perché? Perché per un verso lo spazio della ricerca nell'ambito della teoria politica era occupato da una qualche forma di prospettiva ideologica. Dove non vi era, per esempio, vi era la grande querelle marxisan, come si dice sul marxismo, su differenti tipi di marxismo. Dall'altra parte, dove non vi era un impegno, un commitment ideologico, vi era semplicemente l'idea che si dovesse fare scienza politica e piantarla con le chiacchiere della filosofia politica, e al massimo, se si voleva fare un po' di filosofia politica, ci si poteva occupare di quello che si usa a chiamare questioni meta-filosofiche, cioè questioni che hanno a che vedere con la natura dei discorsi che hanno per oggetto la politica. Quindi c'avevi da una parte un forte impegno ideologico ed una controversia, dall'altra parte avevi tentativo di sottrarre spazio alla legittimità di una ricerca filosofica nell'ambito politico, oppure l'impegno filosofico ma solo sul livello, come si usa dire, meta, cioè sul livello sopra, cioè sul livello in cui il problema non è che cosa sia giusto o ingiusto, ma che cosa voglia dire sostenere qualcosa di giusto o ingiusto, d'accordo?
si usa dire ingenuo, metà etica da una parte, scienza politica dall'altra. Ora, è esattamente in quegli anni che Rawls, negli anni 60 del secolo scorso, che Rawls, che ha insegnato, nella buona sostanza prevalentemente insegnato a Harvard negli Stati Uniti, si è formato anche a Oxford con Hart, uno dei grandi filosofi del diritto del secolo scorso, è in questo contesto che Rawls invece lancia la sfida, cioè sostiene che sarebbe ora di occuparsi non tanto di che cosa voglia dire denunciato qualcosa è giusto, quanto di rispondere alla domanda che cosa è giusto, cioè di riproporre. Filosofia si fa sempre così, vino nuovo e botti vecchio, vino vecchio e botti nuovo, lo chiamano progresso in filosofia, diciamo l'idea di proporre, di riproporre, e ci è riuscito alla grande per gli effetti che ha avuto, di riproporre, diciamo, l'impegno normativo nell'ambito della teoria politica. Impegno normativo vuol dire semplicemente che il problema non è semplicemente quello di dire come stanno le cose, ma di dire, stando le cose come stanno, come dovrebbero stare. Parole povere. D'accordo? Ora, la cosa impressionante è che l'effetto della ricerca filosofica di Rawls consiste propriamente nella istituzione di un paradigma e di un vero e proprio programma di ricerca. Ora, questo è abbastanza singolare perché in filosofia in genere vi è controversia su quasi tutto. Uno dei fatti, dei pochi fatti non controversi, è il riconoscimento che, soprattutto con il suo capolavoro, cioè l'opera uscita nel 1971 che si chiama Una teoria della giustizia, Rawls è riuscito a istituire un paradigma. Un paradigma vuol dire che ha creato, ha costruito come effetto, diciamo, un campo entro cui coloro che sono stati d'accordo con lui, coloro che sono stati più feroci critici della sua teoria, coloro che hanno proposto teorie alternative, si sono dovuti misurare. Non so se è chiaro, quando voi avete un paradigma, come la celebre definizione di Thomas Kuhn della struttura delle rivoluzioni scientifiche, voi semplicemente avete diciamo, l'insieme di sfide, l'insieme di, si dice, di rompicapi, già definito. E quindi se c'è un paradigma, lavorate entro quel paradigma, fino a quando funziona, fino a prova contraria, fino a quando funziona. Anche come tutte le cose umane, anche i paradigmi finiscono. La mia impressione è che il paradigma inaugurato da Rawls stia concludendo il suo ciclo, e accennerò a questo al termine. È un classico in questo. Quindi, guardate, quando noi abbiamo a che fare con i classici, abbiamo sempre a che fare con qualcosa che, anche se siamo più molto ravvicinati nel tempo, ha un effetto duplice di prossimità e di distanza. Quindi bisogna saper saggiare bene, lo fate con Platone, lo fate con Hobbes, lo fate con Machiavelli, lo fate con Marx, lo fate con Kant, lo fate con Nietzsche, con chi volete voi. E lo si fa anche con Rawls, cioè ci sono delle cose che possono muoversi sul registro della prossimità, che possono coinvolgerci, e cose invece che si allontanano nel registro della distanza, e questo è tipico di tutte le imprese umane, diciamo. Ora, che cosa vuol dire l'impegno a costruire una vera e propria teoria normativa delle istituzioni, della politica, delle scelte collettive, delle politiche, della politica e delle politiche? Cosa vuol dire? Vuol dire, diciamo, proporsi il compito di definire i tratti salienti di una società che superi un test di giustizia, nel senso della giustizia sociale, che non è l'unica accezione del termine giustizia, come è ampiamente noto, non è giustizia. Aristotele diceva che ci sono tre tipi di giustizia, no? La giustizia distributiva, la giustizia commutativa, cioè la giustizia cosa da WTO, e la giustizia retributiva, quella che riguarda il giudice e la giurisdizione. Noi siamo molto presi da problemi del rapporto fra giustizia retributiva e istituzioni politiche o uso del potere politico, ma esiste, dobbiamo sempre ricordare che esiste anche un ampio campo rilevante, importante, che ha a che vedere con questioni di giustizia distributiva, cioè di giustizia sociale, cioè di distribuzione di costi e benefici tra i partner di una qualche società. D'accordo? Che cosa è giusto qualcuno abbia, quando, come, quanto e perché? Ecco, queste sono le domande elementari. Quindi una teoria normativa mira a risolvere il, per dirlo nel gergo dei filosofi, poi cerchiamo di chiarire,
Il problema fondamentale, il problema cruciale per qualsiasi teoria normativa è il problema della giustificazione, o se volete dire della legittimazione, cioè il problema delle ragioni che giustificano l'essere le istituzioni congegnate in un certo modo, l'essere le scelte politiche di un tipo piuttosto che di un altro. È chiaro? L'onere della teoria e l'onere della giustificazione. Io devo trovare delle ragioni che diano ragione all'uno o all'altra, l'idea è sempre di avere alternative, perché se non abbiamo alternative non abbiamo granché da fare, ma rispetto alla struttura fondamentale delle istituzioni politiche, rispetto alle pratiche sociali, rispetto alle scelte pubbliche, alle scelte collettive, che hanno effetti distributivi sulle prospettive di vita delle persone. Ora, come spesso accade nei casi di migliore esemplificazione della ricerca filosofica, una ricerca che non può sfuggire al proprio tempo della storia, non può sfuggire alla, diciamo, al repertorio variegato della propria tradizione, contrariamente alle caricature dei filosofi anglofoni o analitici, Rawls ha dedicato enorme tempo della propria vita e studio della propria vita misurarsi con i grandi classici. Del resto l'ho fatto uscire da Feltrinelli le lezioni di storia della filosofia morale, e sono uscite l'anno scorso, all'inizio di quest'anno, non mi ricordo, le lezioni di storia della filosofia politica. Quindi, diciamo, chiunque faccia filosofia deve prendere sul serio la tradizione dentro cui si trova, non semplicemente per deferenza verso la tradizione. Può anche essere eretico, può anche essere eterodosso, può essere anche critico, ma per essere critico ha bisogno di qualcosa da criticare. E quindi l'idea di Rawls era l'idea di riproporre il problema classico e ricorrente della società giusta e del giudizio sulle condizioni di una società ben ordinata, o se volete del buon ordine politico, come si diceva nella tradizione, un problema che tornava a essere centrale per la ricerca filosofica, essendosi dissolto. Ma nell'ordine del giorno della ricerca in filosofia politica sembrava necessario procedere a una innovazione. Il problema era quello di trovare domande, come spesso accade in filosofia e nella scienza, di trovare domande nuove, cioè di connettersi a una tradizione essendo in grado di formulare interrogazioni nuove, domande illuminanti che sostituissero quelle abituali, pigre o obsolete, modi nuovi di guardare le cose. E la proposta audace era allora quella di sostituire, come accennavo prima, le domande canoniche e trite su che cosa significassero enunciati a proposito della giustizia e dell'ingiustizia di qualcosa, dire che questo è giusto o ingiusto, come dicevo prima, con le domande che allora erano innovative e sembravano eretiche, su che cosa fosse giusto o ingiusto e per quali ragioni. Questa è la questione elementare. È una questione di cui potete discutere con i ragazzini o con le ragazzine. C'è uno dei pochi libri chiari di un filosofo spesso molto oscuro che si chiama Jean-Luc Nancy, che è una conferenza che lui ha fatto in una scuola con dei ragazzini su le juste, su cosa è giusto. Ed è uno dei pochi libri che io ho trovato di Nancy comprensibile e molto intelligente. Quindi ho capito che lui è molto intelligente. Degli altri libri è molto confuso. In questo senso preciso, la prima eredità, il primo contributo, il nostro primo problema della costruzione rossiana consiste nella definizione di uno spazio concettuale in cui chi fa teoria mira a rintracciare, per dir così, grammatiche generative degli enunciati a proposito del giusto o dell'ingiusto, o per dirla con un filosofo continentale, come sono sempre accusato di occuparmi solo di filosofi non continentali, come Paul Ricoeur, che è un filosofo molto noto, mira all'esame degli impieghi del predicato giusto. Cioè, come si costruisce una grammatica che generi, che produca frasi ben formate, spiegando il predicato giusto a proposito di diverse questioni e faccende.
Vi è un secondo contributo che Rawls ha dato alla filosofia politica e ha consegnato a noi eredi, sia che siamo ammiratori o critici, scettici, siamo devoti, siamo ironici o romantici. Il secondo contributo coincide con lo scopo principale della sua teoria della giustizia come equità, di cui il titolo scelto Giustizia come equità. Sono, io credo, almeno due le intuizioni fondamentali che guidano Rawls nella costruzione della complicata struttura argomentativa del suo libro del 71, Una teoria della giustizia. La prima è quella secondo cui la teoria dominante negli anni, fino agli anni 60, in quell'ambito che ho indicato nel contesto culturale, accademico, cui ho fatto riferimento prima, che è l'utilitarismo. L'utilitarismo è la più antica teoria della giustizia. Sembra una cosa, in genere il termine utilitarismo viene usato piuttosto male, cioè quello dell'utilitarista per dire che è un egoista razionale, ma l'utilitarismo è una forma di altruismo razionale, perché la massimizzazione va sull'utilità sociale, non sull'utilità individuale o personale, no? È l'idea, la grande idea dei filosofi del XVIII, è l'idea della massima felicità per il maggior numero, è l'idea della massimizzazione del benessere collettivo, l'idea della massimizzazione della felicità possibile per le persone. E l'utilitarismo è implicitamente o esplicitamente dominante fino agli anni 60. Ora, l'idea di Rawls è che l'utilitarismo come teoria della giustizia, come teoria normativa della politica, non prende sul serio la distinzione fra le persone, la separazione fra le persone, e avanza una pretesa di giustificazione per le politiche, per le istituzioni, per le pratiche sociali, sulla base di un obiettivo di massimizzazione di una qualche grandezza sociale, variamente interpretata come benessere collettivo, come utilità aggregata, come utilità media, come utilità media attesa nelle versioni più sofisticate. E questo non prende sul serio, diciamo, non risponde alla distinzione, alla uguale dignità di persone differenti fra loro. Perché? Perché la prospettiva è aggregativa, d'accordo? Poi se abbiamo tempo, se qualcosa è oscuro, me lo dite. Se volete dirlo adesso, ditelo subito, per evitare che ci si aggiri in oscurità. Quindi negli anni in cui John Rawls elabora la teoria della giustizia come equità, e lo fa, diciamo, a partire dal, inizia in realtà nel 1957-58, che pubblica il libro solo nel 1971, Rawls era molto lento, era uno lentissimo, anche nella discussione. Cioè ripetevi sempre le stesse cose, poi cambiava una virgola, poi ti concedeva al massimo un aggettivo, poi dopo, e alla fine, dopo tre ore, diceva sì, ok, questo è il punto. Ma era lentissimo, cioè sembrava uno un po' tonto, ecco, invece era molto molto meditativo, diciamo. Uno dei suoi maggiori critici, che era invece straordinariamente brillante e velocissimo nell'argomentazione, si chiama Robert Nozick, che è uno dei rappresentanti della prospettiva alternativa alla giustizia come equità sociale, che è la prospettiva che poi ha dominato a partire dagli anni 80 nel secolo scorso, cioè la prospettiva libertaria, la prospettiva liberista. Nozick era velocissimo invece, e Rawls andava lentissimo, però Nozick, in un bel libro che ha scritto molti anni dopo, il suo famoso libro Anarchia, Stato e Utopia, in cui lancia l'idea dello Stato minimo e del mercato massimo, per intenderci, parole povere, Nozick riconosce che fa una palinodia, e in qualche modo riconosce che aveva sottovalutato qualcosa nella proposta della teoria dello Stato minimo. Ma è anche vero che Nozick, appena esce una teoria della giustizia di Rawls, dice chiunque lavori in filosofia politica d'ora in avanti o si dovrà misurare con Rawls oppure dovrà dire perché non lo fa. Quindi da parte del critico più feroce era un buon complimento. Rawls aveva impiegato molto tempo per capire che era un complimento, ma insomma che era lento, ma Nozick aveva già capito che sarebbe arrivato poi da un'altra parte. Ora, in questi anni, sono più di 10 anni in cui lui lavora a questo libro e cerca di costruire una concezione sistematica e globalmente alternativa all'utilitarismo, e come accennavo, l'utilitarismo che costituiva in una qualche sua versione
il paradigma dominante, implicito o esplicito, per la teoria politica normativa. Perché bisogna tener conto che il credo utilitaristico non ha solo un'illustre pedigree intellettuale, nel senso che voi avete tutta la grande economia del benessere, la vecchia e nuova economia del benessere, la teoria della scelta pubblica, la teoria della scelta collettiva, in generale hanno un soggiacente impegno di tipo utilitaristico. Tutti i modelli di politica economica in qualche modo hanno una filosofia implicita di tipo utilitaristico, ma il credo utilitaristico possiede anche una generalità di applicazione che lo rende attraente per una grande varietà di regimi e di assetti politici, perché l'argomento base che giustifica il disegno delle istituzioni sulla base di scopi di benessere collettivo è un argomento forte e influente tanto per maggioranze democratiche quanto per elite tecnocratiche o autocratiche. Cioè il problema del massimizzatore dell'utilità sociale può essere tanto pensato nel contesto di una società democratica più o meno brillante quanto nel contesto di un dispotismo illuminato più o meno brillante, d'accordo? L'importante è che si facciano bene i calcoli di utilità sociale, cioè che non si sprechi utilità possibile. Perché credo l'argomento base dell'utilitarismo fornisce e promette risorse di legittimità per politiche di allocazione e distribuzione dei costi e benefici che, massimizzando l'utilità sociale, mirano in qualche modo a produrre il massimo benessere sotto vincoli per l'intera società. Ma pensiamoci un attimo, ricordatevi la prima idea: l'utilitarismo non prende sul serio la distinzione, la separazione fra le persone, perché è facile vedere che i costi imposti ad alcuni in una prospettiva di massimizzazione della torta, diciamo, vengono così compensati con maggiori benefici prodotti per i più. D'altra parte chiaro che le preferenze in termini, diciamo, gergo economico, sono le preferenze maggioritariamente intense, sono le preferenze premiate, perché alternativamente se tu premiassi quelle minoritariamente intense non otterresti il massimo e quindi sprecheresti utilità possibile. Questa è la logica della faccenda. Qualsiasi valore sociale, dal punto di vista utilitaristico, sia esso esemplificato da cose come libertà, come equità, come eguaglianza sotto qualche aspetto, come diritti, come capacità, per usare il gergo di Amartya Sen, o come opportunità per le persone, entra in questo modo nel calcolo sociale degli interessi che mirano alla massimizzazione. E la conclusione appropriata allora diventa questa. Diremo che nella prospettiva dell'utilitarismo come teoria della giustizia, l'esito che distribuisce fra persone vuol dire cittadini e cittadine, differenti, costi e benefici, è determinato da una sorta di applicazione razionale di un principio di efficienza sociale, nel senso dell'efficienza paretiana, per chi ha, insomma, adesso non complichiamo la cosa. Ma se prendiamo sul serio il fatto di valore della distinzione di una persona dall'altra, ciascuno è chiunque, d'accordo, ed è distinto anche se lo status di cittadinanza è uguale, o dovrebbe essere uguale, allora il fatto saliente per una teoria della giustizia non sarà più esemplificato dal benessere collettivo, quanto dal fatto ulteriore che alla fine alcuni saranno, senza loro responsabilità, vincenti sociali e altri saranno, senza loro responsabilità, perdenti sociali, punto e basta. Winners, losers. E se siamo disposti ad adottare questa prospettiva, a vedere così le cose, allora diventa fondamentale disporre di un criterio per valutare e giudicare l'equità della distribuzione di costi e benefici fra persone che, in quanto cittadini e cittadine di una società democratica, hanno diritto alla stessa considerazione e rispetto, nel senso dell'articolo 3 della Costituzione italiana, d'accordo? Primo e secondo comma, hanno uguale dignità. La mia idea è molto elementare, è la semplice idea di valore della eguaglianza democratica, in un senso in cui Giovanni Sartori, in un libro molto bello di molti anni fa,
1957 la prima edizione, si chiama Democrazia e definizione, più volte ristampato da Andolini, sostiene che l'unica assunzione di valore che si deve fare in una teoria non normativa della democrazia, cioè una teoria che mira a spiegare, a definire la democrazia, è quello che i vecchi greci chiamavano la isotimia fra le persone della polis. L'isotimia è la generalizzazione dell'onore, cioè è l'eguale dignità delle persone. D'accordo? Indipendentemente dall'oceano di differenze che possono esservi fra persone. Ed è questa idea di valore dell'eguaglianza democratica e degli uguali diritti di cittadinanza che ci chiede di adottare questa prospettiva. La mia tesi è che il teorema della giustizia come equità è inferito, è tirato via, è cavato da assiomi che fissano l'interpretazione della eguale sorte di cittadinanza democratica. E i principi della teoria della giustizia come equità devono allora, in questo senso, orientarci nel giudizio sulle istituzioni di base, sulle scelte, sulle politiche pubbliche, funzionando come criteri per la valutazione e per la giustificazione, se funziona. Se non funziona, sono ingiusti. La seconda idea fondamentale, questa è la prima idea fondamentale, è chiaro così? La seconda idea fondamentale di Rawls è strettamente connessa a questo tipo di argomento e alla sua conclusione. Essa consiste nella riabilitazione di una venerabile e dimenticata tradizione di pensiero politico moderno, che è la tradizione del contratto sociale. La tradizione di Locke, la tradizione di Jean-Jacques Rousseau, la tradizione di Kant. Il test dell'equità per le istituzioni si riformula nei termini familiari alla tradizione del contratto sociale, assumendo la fisionomia, in un senso più astratto e generale, di un problema di scelta collettiva. Così, la questione fondamentale, la questione cruciale per ogni teoria normativa, che ho detto essere quello della giustificazione di qualcosa, si riformula nei termini di una questione di scelta o di deliberazione collettiva su qualcosa. Giustificazione uguale deliberazione. Cioè, l'idea, voglio dire, se voi prendete la tradizione del contratto sociale, la struttura logica dal punto di vista analitico, diciamo, come è fatta? È fatta molto semplice. Voi avete la scelta è tra due alternative. Un'alternativa la chiamate anarchia o la chiamate stato di natura, e l'altra alternativa è Commonwealth oppure Repubblica oppure Stato politico, giusto? Allora voi dovete mostrare, dovete superare l'obiezione anarchica, come diceva James Buchanan. Thomas Hobbes, che è uno piuttosto bravo, era uno che ha inventato gli anarchici. Perché? Perché tu devi mostrare che i costi del permanere in anarchia sono superiori, d'accordo, a quelli, sono costi troppo alti perché non diventi razionale pagare un prezzo d'ingresso nello Stato politico. E uno Stato politico è legittimo se mantiene questo rapporto tra costi e benefici, ma collassa la legittimità se gli scopi per cui lo Stato è istituito, via contratto sociale, non sono, come dire, le promesse non sono mantenute. E allora hai, come diceva Locke, l'appello al cielo e il diritto di resistenza, perché collassa la legittimità. Abbiamo visto cosiddetti collapsing states negli ultimi 20 anni del secolo scorso, e conosciamo le dure vie allo state building, alla costruzione di stati, diciamo, e le ancora più imperie vie alla insorgenza di democrazie e alle pessime vie della deformazione delle democrazie che avevano raggiunto una certa stabilità nella durata. Ma non la butto in politica, invece, solo alla fine va così. Devo dire che questo problema, ma questo interessa soltanto chi si occupa di storia delle idee, questo problema della cosiddetta natura contrattualistica della prospettiva della giustizia come equità è stata fonte di una enorme quantità di fraintendimenti, di pasticci. Io ho discusso di queste cose con
una persona a cui ero molto legato, non solo scientificamente, ma anzi direi soprattutto umanamente, che era Norberto Bobbio, di cui ricorre proprio quest'anno il centenario della nascita. E con Bobbio abbiamo litigato dal 1980, io tenevo la prima, mi ricordo, la conferenza su Rose in Italia, all'Università di Torino, fino al 1999-2000, credo, perché Bobbio continuava a dirmi, aveva sempre in mente, interpretava la teoria contrattualistica come una teoria della contrattazione. La teoria della contrattazione è quella che ci dice che un esito è razionale se solo se al termine del processo di bargaining, di contrattazione, nessuno sta peggio di quanto stesse all'inizio, quindi è razionale accettare, giusto? Avete presente Beautiful Mind? Nash. La soluzione di equilibrio di Nash, di un gioco di contrattazione, ti dice che è razionale stare sulla curva di soluzione, di equilibrio, perché se scosti perdi, ma non ti dice le matrici di pagamento dei vincitori e dei perdenti, d'accordo? Perché il perdente non perde più di quanto avesse all'inizio, quindi non ha ragione di mollare, e l'altro guadagna, ma che poi la distribuzione sia 120 o sia 101, su questo non puoi dire nulla, perché se alteri vai fuori della soluzione di equilibrio. Questa è una teoria della contrattazione. Rawls non ha affatto in mente che la sua teoria sia una teoria della contrattazione. La sua teoria è una teoria del contratto sociale, come si usa dire, ideale. Adesso spiego cosa vuol dire. Perché adottando in modo originale la teoria della scelta collettiva, Rawls costruisce il suo test di equità per le istituzioni e le pratiche sociali, specificando le caratteristiche di una situazione di scelta in cui coloro che sono nella situazione di scelta, cioè le parti, si chiamano in gergo, rappresentative di individui, o meglio, sono individui rappresentativi di posizioni sociali rilevanti, sono chiamate in un modo intuitivamente appropriato agli scopi di una teoria della giustizia a selezionare i principi, a scegliere, a convergere la deliberazione, i principi destinati a modellare il disegno delle istituzioni fondamentali di una società che meriti la denominazione di società giusta o quasi giusta. Qui Rawls usa uno esperimento mentale che ha dato luogo anche questo a una serie colossale di pasticci, controversie, fraintendimenti e anche eccellenti discussioni, cioè ha in mente che per ottenere la selezione di principi di equità sociale è necessario che la situazione di scelta, lo status quo iniziale, come si dice, sia a sua volta equo. D'accordo? Per far questo introduce un vincolo, si dice, sull'informazione a disposizione delle parti che devono selezionare tra principi alternativi di giustizia, e questo vincolo viene chiamato, con una celebre metafora che ha dato luogo a pasticci inverosimili, un velo di ignoranza. Tra l'altro l'idea del velo di ignoranza veniva dalla tradizione dell'economia del benessere, era perché era un principio di equità, nel senso che era il modo per l'osservatore, che in genere era il pianificatore sostanzialmente, o l'attore di politiche economiche, diciamo, fini di redistribuzione del reddito, eccetera, per avere un principio di equità si mettevano dei vincoli sull'informazione che rendevano impersonale la valutazione, d'accordo? Siccome su questo ci sono stati pasticci infiniti, voglio dirvi che è una cosa semplicissima. Quando voi fate, voglio dire, quando io faccio gli esami d'ammissione all'Istituto di Studi Superiori di Pavia, come si fa la normale, come si fa a Sant'Anna, voi dite ai candidati, alle candidate, di non mettere nome e cognome sul compito, giusto? Perché? Ho un vincolo di anonimato, cioè quando io lo valuto, chi lo valuta, gli deve dare il voto, sa meno di quanto saprebbe se sapesse il nome e cognome, giusto? Quindi sono sotto vincolo di ignoranza, giusto? L'utilitarismo ha in mente l'imparzialità, la famosa storia di Adam Smith, di Bentham, l'osservatore simpatico imparziale. La tesi di Rawls è di non scambiare l'imparzialità con la impersonalità, perché è la impersonalità la virtù della giustizia sociale. Ora, è nell'ambito di questa struttura della situazione di scelta, che si chiama, in gergo si chiama
original position, cioè si chiama posizione originaria, che il teorema di Rawls seleziona sulla base di una teoria della scelta razionale, ma questo non ci interessa, i due principi della giustizia sociale come equità, che sono in ordinamento lessicale, cioè non puoi fare scambi tra l'uno e l'altro, non puoi fare trade-off, come uno fosse sovraordinato all'altro, come nel caso costituzionale rispetto a legislazioni ordinarie, che sono il principio dell'eguale sistema delle libertà fondamentali per chiunque entro una società e il cosiddetto principio distributivo di differenza, cui farò cenno. Ora, l'idea base, soggiacente alla interpretazione della situazione di scelta, è in fondo tanto feconda quanto elementare. Come accennavo, una situazione iniziale di scelta che miri a scegliere, a selezionare principi di equità, deve essere a sua volta equa. Guardate, questa è ancora l'eco di un celebre passo classico di Rousseau, non nel contratto sociale, ma nel celebre secondo discorso, il discorso sull'origine e i fondamenti dell'ineguaglianza fra gli uomini, quando Rousseau presenta tre tipi di ineguaglianze: l'ineguaglianza tra chi ha soldi e chi non ha soldi, chi ha diritti di proprietà e chi no, ricchi e poveri. Allora, poi a un certo punto fa scattare una seconda ineguaglianza fra coloro che hanno legittimità nel governare altri e coloro che sono governati da altri, e per questo mostra che essi addivengono a un patto, a un contratto, ma definisce quel contratto iniquo. Perché iniquo? Perché in genere sono i ricchi che offrono ai poveri, sono gli avvantaggiati che offrono agli svantaggiati le clausole del patto. Naturalmente, siccome, vedete, torna alla storia della contrattazione, siccome la condizione degli svantaggiati non è peggiorata dal patto ed è avvantaggiata quella degli avvantaggiati, per nessuno dei due individui rappresentativi è razionale spostarsi, giusto? E tuttavia il contratto è iniquo, giusto? Perché il problema sta nelle condizioni iniziali, è tutto lì, c'è tutta là. E questo tema delle condizioni iniziali ritorna nell'argomento di Rawls. Ora, l'idea è che potremmo riconoscere come equi solo gli esiti di procedura di scelta dei partecipanti a una forma di vita in comune che presuppongono equità per ciascun partecipante alla procedura di scelta. Quindi io devo togliere gli elementi di vantaggio e svantaggio, perché siccome assumo razionalità sulle parti, le parti naturalmente tenderebbero a proteggere i propri interessi. Io li metto al buio sugli interessi e quindi ciascuno guarda il mondo sociale in cui vive con altri dal punto di vista di chiunque altro. Questa è l'idea. So se è chiaro. Perché? Perché questa idea? L'idea è perché il punto di vista che secondo Rawls dobbiamo adottare per il giudizio politico sulle istituzioni, sui provvedimenti, sulle pratiche sociali, non è altro che quello della eguale cittadinanza democratica. E questa è la conclusione che si può trarre senza difficoltà dalla versione che lo stesso Rawls ha voluto dare molti anni dopo, nel suo ultimo libro, perché poi non è avuto un ictus, è stato male, che si chiama Giustizia come equità, una riformulazione. E aggiungo che questa idea, che è alla base dell'argomento sugli uguali diritti fondamentali delle persone, è connessa nel teorema dell'equità all'idea degli equi termini di cooperazione sociale nel tempo. Così la prospettiva di Rawls della giustizia come equità consiste nella connessione fra le due idee fondamentali del cittadino o della cittadina pensate come persone morali libere e uguali. Mi direte, ma non sono libere, non sono uguali, è ovvio, e proprio per questo dobbiamo criticarle, e questi sono gli strumenti per la critica sociale. E l'altro pezzo, l'idea di cooperazione sociale basata sul modello di reciprocità, modellata durevolmente nel tempo da uno schema di mutualità. Questa è, diciamo, la prospettiva della giustizia come equità su società largamente ingiuste. D'accordo? Faccio un po' lunga, mi interrompe Ferruccio quando vuole.
Questo era il mio primo punto, spero sia chiaro. Problemi? Il secondo punto è: quali sono le fasi principali della lunga ricerca filosofica di Rawls? Quindi sono 40 anni e passa di ricerca. Rawls ha impiegato circa 15 anni per mettere a fuoco e lavorare sistematicamente la struttura architettonica della sua teoria della giustizia. Dopo l'uscita del grande libro, ha ricevuto una impressionante serie di, c'è una bibliografia infinita, un'impressionante serie di critiche, obiezioni, controargomenti. Se voi prendete, c'è un bellissimo libro che si chiama Reading Rawls, curato da Norman Daniels, in cui avete 18 saggi e ciascun saggio sembra parlare di un libro differente e lo critica in modo differente. Quindi effettivamente questo libro ha un fascino particolare anche per chi lo trova detestabile, ma è molto attraente, è una costruzione intellettuale, è molto bella come costruzione intellettuale. Questo non vuol dire che funzioni, vuol dire che ha una, la bellezza e la giustezza di una struttura concettuale. Rawls ha risposto e ha rimuginato su tutte le critiche che ha ricevuto. Robert Nozick mi diceva sempre, Rawls è il figlio della sua teoria, ma io non voglio diventare il figlio della mia, voglio occuparmi un po' delle cose che mi piacciono. E invece Rawls è stato devoto alla sua teoria, cioè ha risposto a tutte le obiezioni, fino a quando negli anni 90, adesso la faccio breve perché sennò il tempo è allucinante, fino a quando negli anni 90, cioè 20 anni dopo la, come direbbe prima, dopo la teoria della giustizia, riformula la propria prospettiva in un libro destinato a sua volta a generare un'enorme serie di discussioni che si chiama Liberalismo politico. Il problema centrale di liberalismo politico è quello di rispondere a questa domanda: come è possibile che persone, cittadini e cittadine di una società democratica in cui ha valore, non è semplicemente un fatto, il pluralismo e la varietà delle identità, delle culture, delle visioni, delle prospettive, di quelle che si chiamano dottrine comprensive di valore, possano convergere sui fondamentali della loro convivenza politica? Questo è il problema di liberalismo politico. Perché questo? Perché nell'opera del 71 Rawls si era reso, rimuginando alla luce delle critiche, eccetera, si era reso conto che, avendo introdotto come primo principio il principio dell'eguale libertà delle persone, questo avrebbe inevitabilmente generato e favorito una varietà di visioni, di prospettive, di valori, di gusti, quello che volete voi, e che quindi il grande problema che si sarebbe posto era come poter pensare al tempo stesso la divisione, la differenza, la varietà delle identificazioni collettive delle persone e al tempo stesso la condivisione non di tutti i valori, non di tutte le robe che contano, ma di un sottoinsieme dei valori, delle cose che contano, che è quello sottoinsieme dei fondamentali della convivenza democratica. Problema, diciamo, non banale. E il suo, lui risponde, cerca di rispondere con una tesi sul consenso, cosiddetto overlapping consensus, cioè lui mantiene i principi della teoria e sostiene che a condividere quei principi, che sono principi che regolano solo le istituzioni fondamentali, cioè le persone sono libere di fare esperimenti di vita, eccetera, ma in condizioni di equità, che devono essere soddisfatte, ecco, l'idea è che si possa arrivare alla stessa meta da vie differenti. Cioè, voglio dire, io posso essere ateo, quell'altro può essere evangelico, quell'altro può essere cattolico romano, quell'altro può essere buddista del canone Theravada, quello che volete voi, uno può essere sunnita, uno può essere sciita, questo è già un po' più difficile. L'idea è che uno trovi nello spazio delle proprie prospettiva delle ragioni differenti da quelle di quell'altro per convergere su qualcosa, d'accordo? A nessuno si deve chiedere di revocare la propria lealtà, ma a ciascuno si può chiedere di
trovare nella propria visione le ragioni differenti da altre per convergere sui fondamentali della convivenza. Non facile. Non facile perché la soluzione è una soluzione circolare, quella che da Rosa, ci sono state molte critiche, ma insomma adesso questo. Infine, l'ultima fase del lavoro, dell'opera di questo studioso, di questo filosofo della seconda metà del XX secolo, è un'opera che esce nel 1999, un'opera in parte incompiuta, e che trae origine da una lezione divenuta celebre che Rawls tenne nel 1993 a Oxford, alle Amnesty International Lectures, che si tengono ogni anno sui diritti umani, sui human rights, che si chiamava The Law of Peoples, il diritto dei popoli, dove cerca di misurarsi con l'ingiustizia non di una società, ma con l'ingiustizia della terra, cioè proprio a fronte dei processi di globalizzazione e di mondializzazione o di porosità dei confini. E questa è una delle opere meno riuscite di Rawls, che l'ha scritta in condizioni molto difficili, ma ho sempre trovato affascinante il fatto che una persona così provata non volesse mollare, cioè volesse continuare a tentare di offrire, valessero o non valessero quello che volete, la propria esplorazione filosofica, la propria indagine filosofica, cercando di misurarsi con i problemi, con le sfide che non vengono dalla teoria, ma che vengono rivolte a chi fa teoria, dal mondo e dal mondo che cambia, dai conflitti e dalle opportunità e dalle traversie del mondo che cambia. Ora, molto sommariamente, per mantenere la promessa dei tre tipi di questioni, il terzo tipo di questioni, lo sfondo storico, le questioni da cui, come ora dicevo, è nata la teoria e i vari stadi della elaborazione teorica di Rawls. Ora, la prima costellazione, quella che genera una teoria della giustizia, giustizia come equità, le cose che ho cercato di presentare, l'idea di uguaglianza democratica, l'idea del punto di vista dell'eguale cittadinanza in un mondo diseguale, questo è il problema di fondo, è la vecchia storia della questione ebraica di Marx, diciamo, no? Cioè libertà, egalità, fraternità nel cielo dei diritti e nella terra del vantaggio e dello svantaggio sociale, la tensione, la contraddizione fra questi due pezzi. Abbiamo diritti uguali ma redditi e ricchezza o rendita diseguali, e di qui nascono un sacco di problemi, e questo è molto semplice, d'accordo? Ora, la prima costellazione è quella che definisce in qualche modo negli anni 50 e negli anni 60, che contraddistingue negli anni 50 e 60 processi sociali e conflitti sociali per l'inclusione e la generalizzazione dell'eguale dignità di cittadinanza. Basta pensare a tutti i movimenti, pensate soltanto al problema da Martin Luther King al problema del free speech movements, o pensate ai movimenti nei campus americani a partire dalla metà da Rosa Parks in Alabama, apartheid, Bush, eccetera, fino a Berkeley, fino allo scoppio dell'università e tutto il sogno della Great Society, perché c'erano enormi frazioni di popolazione escluse dalla cerchia della uguale cittadinanza. Quindi Rawls risponde a una domanda di inclusione, perché lì l'incertezza è generata, perché è l'incertezza che chiede teoria, nella mia visione, è generata dal conflitto democratico per eccellenza, che è un conflitto mirante all'inclusione. E questo è il problema centrale cui risponde una teoria della giustizia. Quello che io mi chiedo e vi chiedo, in circostanze mutate, la storia della prossimità e della distanza dei classici, il problema centrale per noi, ammiratori o critici, resta quello della qualità sociale dei regimi e dei processi democratici, quei processi e quei regimi politici in cui Rawls ci ha insegnato che libertà ed eguaglianza di un qualche tipo non stanno insieme in un equilibrio instabile e provvisorio, quanto si vuole, o cadono insieme. Allora mi chiedo come pensare l'equità in un mondo in cui, come voi sapete, almeno dalla fine degli anni, dall'inizio degli anni Ottanta, sono vertiginosamente aumentate le diseguaglianze.
vertiginosamente aumentate le diseguaglianze, e le società sono società in cui i ghetti, siano essi rudi, brutali, bidonville, favelas o urbani e gentili con la polizia privata, sono diventati lo zoning delle nostre aree metropolitane. Allora, e questa è la domanda: come pensare equità sociale con queste trasformazioni delle società? Parlo delle società a democrazia costituzionale nella parte ricca del mondo. Sono diverse le circostanze di incertezza entro cui, a partire dagli anni Ottanta, sono rivolte nuove domande alla teoria. Perché negli anni Ottanta, nella seconda costellazione, le nuove domande hanno messo a fuoco i dilemmi della stabilità nella durata dei contratti sociali democratici e la vulnerabilità delle ragioni della convivenza, del vincolo e della coesione sociale. Mentre tutta la prima costellazione è centrata sul conflitto per entrare, è proprio la coesione sociale, il vincolo sociale che viene sottoposto a pressione negli anni Ottanta. Negli Stati Uniti, negli anni 90 dalle nostre parti, solo per rimanere all'angolo ricco del mondo. E questo è il problema centrale cui tenta di rispondere la seconda grande opera di Rawls, Liberalismo politico. Dicevo, com'è possibile che persone profondamente e durevolmente divise da prospettive di valore religioso, etico, culturale, differenti, a volte contingenti, condividano una comune lealtà civile nella cerchia della cittadinanza? Questo è il secondo problema. E nella seconda costellazione, allora, l'incertezza è generata dal prevalere o dall'assumere spicco di altro tipo di conflitto, che si interseca col classico conflitto distributivo, che potremmo, che abbiamo per convenzione, posso chiamare conflitto identitario, o per non usare un termine così terribilmente inflazionato come quello dell'identità, se preferiamo la varietà dei conflitti miranti al riconoscimento nello spazio sociale delle differenze e delle confliggenti credenze, delle confliggenti lealtà, dei confliggenti attaccamenti. Sono società che si scassano, non sono società in cui la gente tende a entrare, sono le società del divorzio, della secessione. Vi ricordate tutta la discussione degli anni Ottanta negli Stati Uniti, il problema del trattino, in cui sono ispano-americani, sono afroamericani, è il problema del trattino, la disunione degli Stati Uniti, come aveva scritto Schlesinger Jr., quello che aveva lavorato con John Fitzgerald Kennedy. E allora chiediamoci oggi, non è difficile registrare la persistenza di questa domanda difficile, quando essa sia rivolta a noi, oggi, in un mondo caratterizzato dalla persistente tensione fra universalismo e tribalismo. Quello che è più interessante però è esaminare la connessione fra le circostanze che generano il primo e il secondo problema per la teoria, nella prima e nella seconda costellazione. Perché esaminando questo link, questa connessione, ci si trova, in modo non del tutto sorprendente, ci imbattiamo nella terza costellazione, quella in cui, come ho sostenuto negli ultimi anni, si formula, io credo, la sfida principale oggi per chi fa teoria politica, per la filosofia politica o per la politica, che è più difficile della filosofia politica. La terza costellazione, per usare un termine di un filosofo continentale come Habermas, è quella che si usa a chiamare la costellazione post-nazionale. Tutto ciò di cui ho parlato prima aveva sempre a che vedere implicitamente o esplicitamente con società chiuse, con stati nazioni, con costellazione nazionale. Ma nella costellazione post-nazionale la teoria della giustizia è chiamata a rispondere al fatto della globalizzazione e dell'ingiustizia in giro per il mondo, non solo sui versanti interni e domestici. E queste, del resto, e non altre, erano le questioni focali dell'ultimo tentativo di Rawls, incentrato sull'estensione dei principi di giustizia, per usare il termine di Giovan Battista Vico, alla gran città del genere umano. Questioni della massima serietà e di severa difficoltà, perché sono questioni di guerra e di pace, questioni di ricchezza, povertà, di deprivazione relativa e deprivazione assoluta, questioni di vittime e carnefici, questioni di poteri sociali predatori, dispotici, in giro per il mondo, questioni di equità globale.
in cui dovrebbe valere la massima kantiana alla base del diritto cosmopolitico, più volte evocato negli ultimi tempi dopo lo tsunami finanziario economico globale, secondo cui, come diceva Kant, la violazione di un diritto in un punto della terra viene avvertita come tale in tutti gli altri punti. 1795, prima di Internet. Ora, se queste sono le tre costellazioni principali di domande rivolte alla teoria, non vi è dubbio che Rawls si sia misurato col tentativo di rispondere. Come ho accennato all'inizio, io credo che noi dobbiamo riconoscere che il lavoro di Rawls, come il lavoro di coloro che hanno operato in questo ambito, aperto dal suo chef d'oeuvre, dal suo masterpiece del 1971, costituisce oggi, questa è la mia meditata convinzione, ed è il tema della distanza questa volta che prevale sulla prossimità, il miglior terminus a quo per una navigazione difficile e incerta. C'è una cosa però che a me sembra possa essere, come dire, di un qualche rilievo in una costellazione di incertezza come quella in cui noi siamo osservatori e partecipanti, e cioè l'idea che il compito di lavorare, di approssimarsi a una idea di giustizia globale sia un compito tanto difficile quanto ineludibile, e che comunque questo Rawls ce l'ha insegnato, ne vale la pena. Grazie.